Music Generation. Buonasera a tutti, eccoci qui con Marcello Romeo, Clary B. E Clary chi c'è anche a te? E Melissa Lagiglia. Melissa Lagiglia. Allora Clary si B, confonde Melissa perché Lagiglia. Siamo more entrambe, allora insomma. Tutti i mori, anche io sono diventato biondo con gli anni, poi sai com'è. Poi da quando faccio la dieta della mela sto meglio. Quindi mangi tutti i giorni la mela? Esatto. No. Io faccio la dieta della mela, è un'altra cosa. Cioè, la spieghi dopo? Mangio tutto tranne che la mela. Ah, ok. Vabbè. Ecco, esatto. Mangio altra tutto frutta, tranne che la mela. No. Io mangio tutto, salsiccia, formaggio, tranne che la mela. Mangio tutto. Va bene, buonasera a tutti quanti. Siamo ancora qui. Bologna è estate a Bologna. Bologna ancora? È estate, 32 gradi. Oggi ero in centro, una cosa pazzesca. C'è la gente, tavolini fuori. La gente, insomma, io voglio l'inverno. No, assolutamente anche io voglio no. L'inverno. No, io voglio l'estate, voglio che continui così, magari fino al 25 dicembre. E allora, abbiamo Melissa Lagiglia, naturalmente, in questi giorni sui canali di Radio Italia anni 60 sta andando in promozione la nostra canzone Ghibli, ma oggi è qua sotto un'altra veste, è sotto la veste di Joker, eccetera, solista, gli altri brani. Come dire. Solista, diciamo, come però insomma io me ne vanto perché in un duetto con Melissa Lagiglia abbiamo creato questa canzone, Ghibli, dove a breve faremo anche un bellissimo video. Che cosa ci dici, Clary? Oggi abbiamo tantissimi ospiti, tantissime persone, insomma, che vi presentiamo dell'etichetta e partiamo con i Next Ex Tinta, band di Piacenza, nata 11 anni fa. Di Piacenza? Stefano Campanini, Alessandro Scesa, Lorenzo Cammi. Dopo il tributo ai Police, la band inizia a pubblicare singoli, Guardami Ancora e Cenerentola. Naturalmente, grazie a Raffaele Montanari, arrivano in PMS e oggi eccoli qui con un brano molto particolare, con un titolo, oserei dire, molto particolare, perché si chiama Dissenso di Colpa. Noi solitamente diciamo senso di colpa, no Marcello? E infatti il senso loro di colpa. Dissenso di colpa. Ah, ok. Andiamo subito ad ascoltarlo. Regia. Regia. Signor pastore delle anime pie, sono di nuovo qui per confessare. Ho tante storie fra le quali le mie, sono sicuro mi saprà perdonare. Come vanno certe cose si sa.
pastore delle anime sole, sono sicuro che le comprenderà. Se ognuno legge le parole che vuole dentro un libro di 2000 anni fa, se ho nominato chi, chi non si nomina, e se non ho mai fatto un'elemosina, se non ho limiti, se faccio debiti, se con le amanti brucio con le alibi, di senso, di colpa è buio fuori dalla porta, è un mondo perfetto ma con un mostro sotto al letto, madre sensibile cancella. Barbieri per questo bellissimo video, complimenti a PMS Studio, tutto lo staff. Certo. Ti è piaciuto Marcello? Sì, è una band che sono, mi sembra, 11 anni che suonano insieme, quindi praticamente sono molto affiatati e hanno questo brano, per chi ama il pop, diciamo un po' più rock. Esatto, rock italiano, che a me piace. Rock italiano. Mi è piaciuto questo brano, sì. Gli faccio i complimenti. Tu però sei più sull'elettropop, vero? Io sì, in realtà io prendo un po' dappertutto. Però adesso forse la regia ci dice che c'è in linea un cantautore, Paolo Piermattei. Vediamo se è vero. Paolo Piermattei, sei in linea? Sì, sì, è vero, è vero. Ciao, è vero, Paolo. Pronto. Regia, prego, ciao. Alzare l'audio di Paolo Piermattei perché sentiamo poco in studio. Ciao Paolo, come stai? Ciao, bene, grazie. È un piacere averti qua con noi. Paolo, allora, grazie, per chi ci sta ascoltando e chi ci sta vedendo in tutta la regione in questo momento, è un cantautore, direttore artistico, produttore. Lui è arrivato a Bologna nel 2001 e ha cominciato a lavorare, sì, a fianco di Lucio Dalla. È vero Paolo? È vero, tutto vero, certo. Grande cantautore, vero, perché fra l'altro io so che tu hai scritto dei brani per Dalla, che Dalla ha messo nei suoi album. Per esempio, non so, La strada e la stella. Sì, allora, La strada e la stella nel 2001 è uscito nel disco Luna Matana di Lucio. Bellissimo, bellissimo. Grazie. E poi Questo amore... Ah, Quest'amore è un capolavoro, esatto. Veramente, Quest'amore è un capolavoro, perché nelle serate che facevamo al Teatro del Navile, che tu conosci bene, alla fine della, sì, serata Nino Campisi metteva Questo amore, alla fine della serata. Ma noi ti abbiamo conosciuto appunto come, insomma, una persona che scrive appunto per Dalla, ma oggi ti abbiamo qui in veste di cantante. Sì, aspetta, però c'è qualcos'altro che è scritto per Dalla, vero? E anche l'ultimo singolo di Lucio, anche se il tempo passa. Ah, ecco. Proprio l'ultimo, uscito nel novembre del 2011, quindi qualche mese prima che andasse via, insomma. Benissimo. Adesso Clary ti ha fatto, però ti ha chiesto una cosa. Esatto, ti avevo chiesto. Tu, insomma, noi ti abbiamo conosciuto in questo momento come una persona che ha scritto i brani per Dalla, ma oggi noi ti abbiamo qui con un brano proprio in veste di cantante. Come ti sei avvicinato alla musica, insomma, al mondo del canto? Lo praticavi già prima o è, insomma, recentemente che ti sei avvicinato a questo mondo? Sì, sì, diciamo che io sono partito come cantautore, io sono abruzzese, per cui facevo molte cose in Abruzzo. Poi sono arrivato a Bologna, come dicevate prima, poi ho iniziato a lavorare con Lucio tanti anni, e, diciamo, fino alla fine appunto, e poi ho ripreso, insomma, diciamo, questa attività, avendo comunque sempre qualche pezzo nel cassetto, in quanto è la mia, tra virgolette, malattia, no? Cioè il fatto comunque di scrivere. E ad un certo punto mi sono detto che quei pezzi non potevano rimanere nel cassetto, anche grazie a Marcello, grazie a Raffaele Montale soprattutto, che è il produttore del disco,
siamo usciti, sono usciti intanto con questo brano, ma poi questo brano sarà inserito in un album che uscirà appena, insomma, l'avremo, diciamo, finito del tutto, insomma. Quante, diciamo che è finito, però tracce, c'è ancora cosa da fare. Quante tracce? Sono 12 tracce. L'album è di 12 tracce. Prego? Su che stile? Nel senso, Clary ti chiede, diciamo, che genere fai? Ecco, qual è il tuo genere? Come ti potresti definire? Allora, diciamo che sono un cantautore, sono sicuramente un cantautore, racconto delle storie e racconto un po' quello che vedo, quello che sento soprattutto, quindi diciamo da questo punto di vista dei testi sono un cantautore. Dal punto di vista musicale forse un po' meno, ma... diciamo che sono un po' filo anglosassone e un po', diciamo, indipendente, ecco, quello che si è un po' descritto che è la musica indipendente negli ultimi anni, ecco. Però non lo so, ecco, faccio fatica anche a descrivermi, questo lo diranno. Ma insomma ti ascoltiamo oggi, diranno. Esatto, e vediamo esatto. Un po'. Paolo, esatto. Paolo, sì. Innanzitutto noi siamo, ecco, molto molto contenti che un professionista della tua levatura sia qua nel nostro programma oggi e speriamo di averti anche in presenza, so che tu sei molto impegnato, sì. Spero di averti qui in presenza in maniera che ti possano anche vedere i nostri telespettatori, oltre che ascoltarti, diciamo come audio, come una telefonata in diretta. Tu quindi abiti a Bologna e fra Bologna e Chieti praticamente ti sposti? Sì, in Abruzzo, in un paese che si chiama Tessa, che è in provincia di Chieti. Ok. È in collina tra il mare e la montagna, come si, per chi conosce l'Abruzzo sa che è fatto così. Certo, certo. E il tuo cantautore di riferimento era già Lucio Dalla prima di venire a Bologna o lo è venuto... È venuto come riferimento dopo, nel tempo, questo no, personaggio? No, guarda, Marcello, qui se ho mezzo secondo spiego un po' di cose. Allora, io ho sempre amato la musica non italiana, diciamo, sono molto sincero, e ho sempre amato quella appunto anglosassone, ho amato i Beatles, ho amato Peter Gabriel, insomma, tanto per fare due nomi così. E invece di italiano, che comunque mi è sempre piaciuta la musica italiana, ma diciamo che non era la mia preferita, ma c'era un cantautore che era più grande di tutti ed era proprio Lucio, dai tempi di Come profondo il mare. Certo. Da lì ho cominciato veramente a apprezzarlo, prima era un po' ostico, poi l'ho riscoperto non solo lavorandoci ma anche per il gusto di scoprire ogni giorno un pezzo diverso, insomma, che in tutto il periodo dei Roversi, insomma, ci sono delle cose straordinarie. Lucio è stato davvero straordinario. Com'era con te, Lucio? Arrivava la mattina e tu eri lì che lavoravi e ti diceva guardo questo brano nuovo, oppure come, dimmi una giornata particolare di incontro con Lucio di lavoro. Oddio, erano un po' tutte diverse, un po' per l'imprevedibilità anche di Lucio che, e poi per il tanto lavoro che si è fatto, perché lui era veramente tanto 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 impegnato e a me personalmente mi coinvolgeva su tante cose, sia in studio sia appunto in ufficio, ero praticamente separato da uno scaffale dal suo ufficio, per cui ho veramente vissuto tutto quello che faceva in qualche modo. Quindi ecco, dire una giornata, diciamo, tipica, rutinosa, non c'era, c'era sempre qualcosa di particolare da fare. Comunque nel passato ci siamo già stati, come dicono, come io diceva quello. Una cosa. Sì. Vai. Paolo, volevo chiederti una cosa, a livello di musica internazionale, siccome hai detto che la musica italiana ti piace, ma anche in particolare quella internazionale, io volevo chiederti, al giorno d'oggi, di cantanti sempre internazionali, un Bruno Mars, un Eminem, qualcuno che ti piace, c'è? Una donna, sì, Billie Eilish, moltissimo. Ah, Billie Eilish. Moltissimo, Eilish, sì. Vedi. Non me l'aspettavo. Non solo lei, ma tanti. Beh, vabbè, ma mi piace quello che in qualche modo mi arriva veramente nuovo. Billie Eilish è estremamente nuova come genere. Sì, secondo me sì, ma non so perché, ma mi arriva l'inglese, anche se in inglese, mi arriva come se fosse appunto l'italiano, se fosse qualcosa
è qualcosa di veramente straordinario, anche il modo di comunicare che ha. E se tu dovessi descrivere la tua musica con una sola parola, una sola frase, come la descriveresti? Oddio, non lo so, bella. No, direi, dai, che cerca di dire la verità. Ok, ok. Paolo, allora, sì. Noi parliamo, ci concentriamo sul cantautore Paolo Piermattei. Questo grazie. Bellissimo brano, perché io l'ho già ascoltato, sì, abbiamo sì, già avuto modo sì. di mandarlo in onda anche venerdì scorso, che si intitola In fila ad un semaforo. Questo bellissimo sì. brano che fa parte di un album, ripeto, di 12 brani, prossima uscita, che si intitolerà Le voci del piano di sopra, ok? Sì. L'album, sì. vero? Le voci del piano di sopra? Sì, sì. In fila ad un semaforo, gli arrangiamenti, chi li ha curati? A me no, li ho fatti io. Tutto fatto... te? Tutto sì, te. Sì, sì, sì. Tutto sì. te. Quindi tu hai curato dal anche testo. Suonato anche molti strumenti e poi c'è stato, vabbè, lì ci sono dei cori molto belli fatti da Marco Sbarbati e Silvia Salerno. Oh, salutiamo e... Marco Sbarbati che tante volte abbiamo avuto sì. al Nabile. Marco Sbarbati ha avuto modo di conoscere intorno al 2015-2016, mi ricordo l'anno in cui... Ma era uno dei cantautori che piaceva a Lucio all'epoca, sì, sì. lo portai personalmente in press, insomma certo. nella casa discografica di Lucio. Certo. Allora, sì. noi sappiamo che tu sei un antisocial, lo sappiamo che tu sei un social al contrario, nel senso che vuoi che la gente ascolti, il pubblico ascolti la tua musica senza andare sui social, ma lo deve ricercare su Spotify, su YouTube, oppure comprare il disco, eccetera. Sei un cantautore vecchio stampo, giustamente mantieni questa tua identità, però... Prima o poi ti vorremmo avere anche qui in presenza, ma anche sui social, sì. perché, perché adesso che sei qui in TV cominceranno a chiedere dove lo trovo, dove lo posso vedere Piermattei. In questo momento sì. dico io su Spotify, Paolo Piermattei, in questo momento in fila sì. di semaforo. E spero anche dal vivo fra poco, insomma. Ecco, benissimo. Ricordi che Facebook e Instagram sono i social principali per la promozione dei tuoi brani, quindi mi raccomando, insomma, a breve, insomma, così fai sapere anche chi ti segue, quello che fai, insomma, i tuoi brani, un po' di tutto. E poi noi l'abbiamo conosciuto da vicino, Paolo Piermattei, perché eravamo in macchina con lui l'altro giorno. È vero che gli abbiamo dato un passaggio. Esatto. È vero. Allora Paolo, noi ti salutiamo e ti diciamo che adesso mandiamo un video che però è un contributo. Vogliamo dire ai telespettatori che questo video è una raccolta di immagini fatti al Navile, dove ci sarà anche Bruno Mariani, ci sei tu, però diciamo non è il video ufficiale della canzone, sono dei collage, un maquillage, sono un mashup, diciamo, di immagini che abbiamo presi da internet, che abbiamo preso da eventi che tu hai fatto, va bene? Sì, sì, di quelli live, giusto, no? Sì, sì, sì. Abbiamo preso un po' un mashup di live e l'abbiamo messo come... E in sottofondo principalmente si sente appunto il tuo brano In fila ad un semaforo. Così non è il video ufficiale, è, diciamo, è un video not official. Quindi abbiamo chiarito questo. Attendiamo quello futuro. Certo. Attendiamo quindi il video futuro. Allora Paolo, noi ti ringraziamo e siamo felici di averti avuto qua. Grazie Paolo, siamo qua ad ascoltare il tuo brano. Vuoi presentarlo tu? Vuoi presentarlo tu? Oddio, non so se lo so fare. Vabbè, ascoltiamo In fila un semaforo di Paolo Piermattei. Grazie Paolo, ciao. Regia, prego, In fila un semaforo di Paolo Piermattei. Ciao. Il mio compleanno in fila un semaforo. Tutti in attesa, tutti che cercano qualcosa. Tutti hanno un'auto, tutti hanno uno scheletro, tutti hanno un ex. Nessuno più ascolta, tutti che parlano, e lì, e ma, e bla bla bla. Di dietrologi, angeli, demoni, microcriminalità. Illusionisti, delusionisti, tutti stanchi di se stessi. Sempre più distante.
apparenza. Tutti sbagliano strada, sbagliano amico, sbagliano storia, sbagliano stanza. E qualcuno si incazza, qualcuno si inceppa, qualcuno si ammazza. Salva con nome le streghe di eroi, le anime anonime, la Polaroid, la costa plastificata dai VIP. Salva l'amore da un codice PIN e brucia le multe, le leggi, le norme, le regole, re, basta. Complimenti Paolo, bellissimo video. Sono curiosa di vedere quello nuovo, Marcello, quando uscirà. Sì, perché questo poi, come abbiamo detto, è un mashup, diciamo, è una raccolta, un macchiage di immagini. Tant'è vero che insomma non c'è la sincronizzazione fra parole, eccetera. Però la canzone si sentiva, si è sentita l'impronta di Paolo Piermattei, se è piaciuta molto. Allora, abbiamo un contributo. Una sorpresa? Dai, facciamo vedere quella sorpresa lì, dai, visto che abbiamo Melissa la Giglia qua di fianco, facciamo un contributo, vediamo un po'. Alza il volume, vediamo poi i nostri telespettatori, vediamo alcune immagini. Vediamo come siamo messi. Silenzio del deserto è un viaggio da iniziare, è un libro sempre aperto nelle dune del deserto, è un viaggio là sospeso, è il 25 giugno, la mia lunga strada è stata, un cuore illimitato, è la storia di una vita, una lunga vita. Grazie, messo anche me. Grazie alla regina, grazie di questo piccolo contributo. Beh, insomma, questo per ricordare che in questi giorni su Radio Italia anni 60 sta girando la nostra canzone Ghibli, che abbiamo cantato insieme, abbiamo registrato tempo fa. Il nostro bellissimo duetto. Il nostro duetto e che adesso è fuori. Benissimo, Melissa. Allora, dici un po', oggi sei qua con noi e noi vedremo i tuoi due video che hai girato con la PMS. Con la PMS. Entrambi i video sono di Milo? Sì, li ha entrambi girati il nostro caro Milo Barbieri. Che sì. Lo saluto e lo ringrazio. Ciao, lo saluto anch'io. Perché lui è sempre molto carino e disponibile. Ah beh, lui sì, lui sì. E che progetti hai in questo momento? Cosa stai preparando? Allora, adesso al momento sto preparando un brano che è una collaborazione, sì, con un altro artista della PMS, che è Mirko Porrà. Ah, con Mirko Porrà. Sì. Ah, ma ho visto... Con Mirko Porrà ho visto, lo però... saluto tanto, grazie. Ciao Mirko! Ciao. Io ho visto un video dei Solidago.
sì. Solidago, dove praticamente sei tu in questo video. Esatto. È quella la collaborazione, era no, quella. Cioè, ah, lì ho con l'altra. Lì ho, esatto. Lì ho collaborato, ma ho fatto, diciamo, semplicemente la figurante, come ah, dire, okay, no? Ok, ok. Quindi invece nel prossimo video è lui il figurante, Mirko? No, no, saremo, saremo io e lui insieme che stiamo scrivendo una canzone in italiano. Oh! Per la tua gioia! Melissa in italiano, dopo Ghibli torna una canzone in italiano. Ma di queste cose parleremo dopo. Però adesso al momento... Vabbè, al momento non spargiamo troppo la voce. Cleri, quale altro artista abbiamo adesso? Luca Lars, il mitico sì. Gianluca La Rosa, cantautore di Venezia, inizia già da subito, quando era piccolino, a suonare la chitarra con il padre. Quella del padre, la esatto. Chitarra del padre, la sappiamo questa storia. Vai inizia pure. Poi a fare concorsi, a scrivere inediti, sì. Con brani impegnati sulla guerra del Golfo o sul terremoto dell'Aquila, cioè, quindi addirittura cose molto toccante. Allegre, diciamo. Esatto. E dopo l'incontro con Mogol inizia ad approcciarsi al mondo del cantautorato. Sì. Adesso cosa abbiamo? Un nuovissimo singolo, sì. Che è il terzo singolo in successione, che si chiama Nel mondo delle favole. Benissimo. Regia. Luca Lars. Luca Lars, Nel mondo delle favole. Cerca, trova quella prospettiva che ti suoni vera. Ora e adesso che ti senti sola, piangi, grida, cosa importa tanto, adesso lui non c'è, tutto passa ma la cicatrice resta, pensi e poi ripensi, un giorno nuovo sta per arrivare, chiusa in questa stanza, senza luce, senza sole. Chiami la tua amica per parlare, vuoi una scusa pazza che ti faccia ridere? Nel mondo delle favole, nel mondo delle favole, nella tua stanza chiusa a chiave, ritroverai il perché. Cerca, trova quella soluzione che ti faccia bene, stai tranquilla, il tempo aggiusterà ogni cosa. Piangi, ridi, cosa importa tanto, lui non ti vedrà. Hai deciso, vuoi guardare avanti. Dentro quell'armadio ci imprigionerai tutti i pensieri, vestirai soltanto di sporadici ricordi. Poi ti cola il trucco e dai una scusa folle che ti farà ridere. Nel mondo delle favole, nel mondo delle favole, nella tua stanza chiusa a chiave, ritroverai perché. Ed un buon motivo per ricominciare. Cercherai i tuoi occhi lì dentro allo specchio e imparerai chi sei. Nel mondo delle favole, nel mondo delle favole, nella tua stanza chiusa a chiave, ritroverai il perché. Nel mondo delle favole, il mondo delle favole, nella tua stanza chiusa a chiave, ritroverai il perché. Un vero cantautore di Cavalli. Grande Luca. Luca Lars, che poi, insomma, lui poi vive e credo che viva a Rovigo. L'abbiamo avuto anche qua ospite Luca Lars, esatto. Non tanto tempo fa. Sì. Bravo Luca. Allora, sappiamo che adesso abbiamo una novità, abbiamo una grande novità. Eh sì,
abbiamo questa musicista, questa cantautrice, questo insegnante di canto che ho conosciuto anche personalmente, che hai conosciuto anche personalmente, che abbiamo avuto anche qua, che collabora anche con Donato, a Caval Donato, che non si guarda in bocca, Donato della regia, ecco, sì, Donato. E stiamo parlando naturalmente di Nia, che è stata qui ospite, come dicevo, e che oggi ha una grandissima novità, perché è appena uscito il nuovo brano che si chiama Imparerai. È un brano con una foto o è un video completo? No, sono tanti spezzoni di video fatti con il cellulare, che sono veramente... Sono tanti spezzoni di video fatti con un cellulare. Allora, complimenti Nia innanzitutto, perché i tuoi brani sono sempre bellissimi, poi una produzione musicale stupenda. Io direi, bando alle ciance, andiamo a vedere Imparerai di Nia. Imparerai? Prima o poi imparerai. Io sono già imparato. Imparerai a ridere di quei silenzi che ti han fatto piangere. Imparerai a credere che nella vita non sai mai com'è. Brava Nia, sempre Nia. Super divertente. Super divertente, io insomma me la ricordo già da vari anni con i primi video carini, molto divertenti. Poi lei ha questo entusiasmo insomma contagioso, quindi complimenti Nia. So che ci stai guardando in questo momento, grazie che ci segui e naturalmente grazie alla PMS che ci ha fornito questo video nuovo, freschissimo, appena uscito. Allora Melissa, veniamo a te.
Vogliamo presentare subito il tuo ultimo video. Il mio ultimo video in realtà è già uscito da qualche mese, perché sì, è uscito a giugno. Ok. Il mio ultimo inedito, che si chiama Don't Leave Me. Sì, e cosa parla? Di una relazione che è sul punto di finire, ma come spesso accade si è magari ancora legati a quella persona e non si trova la forza per chiudere una relazione che diciamo non è sana e si trascina esatto, così nel tempo, però alla fine diciamo una zona di comfort ed entrambi comunque rimangono lì. Sì, si rimane un po' appesi a una situazione che non si trova il coraggio di chiudere, però va avanti, una situazione così che va avanti. E insomma, questo video vuole rispecchiare questo stato d'animo e propone una soluzione o no? O descrive semplicemente un dato di fatto? No, è semplicemente una descrizione dello stato attuale della situazione. Ok, e allora non ci resta che ascoltare. Che vedere questo video. Il titolo, dicevi? Don't Leave Me. Il video fatto da? Milo Barbieri. Chi lo canta? Melissa Lagiglia. Donato, puoi andare. Ciao. Ok, rientriamo direttamente in diretta su Rete 8, canale 86, però ci vedete anche sulle nostre pagine Facebook in diretta in questo momento. Ricordiamo le pagine social. Nonché anche in streaming. Pagine no. Social, vai pure. Music Generation, pagina Instagram, Music Generation Rete 8, pagina Facebook, e ci trovate tutte le canzoni sulla playlist Spotify, quindi mi raccomando seguitela, Music Generation. Musicgeneration.radio Rete 8 è la nostra playlist Spotify, che viene aggiornata ogni sabato mattina, dove stanno girando le nostre canzoni. Ha già migliaia di ascoltatori, esatto. Quindi cercate di scaricarla, di farla girare, di metterla nelle vostre chat. Poi se ci guardate in televisione, taggateci Music Generation Rete 8 e ci trovate. Allora Melissa, questo video mi è piaciuto molto, mi piace molto nella versione cappellino. Sono un po' rap. Un po' rap, così mi sei piaciuta molto, ma poi la canzone mi dice molto, mi piace tanto. Però diciamo che nonostante magari parla di un argomento triste, il ritmo è coinvolgente, è vero. No? Allora, sai... Sì.
ci dobbiamo lasciare, basta, non ne voglio più sapere, però sono contenta, felice e contenta, è vero, è così più o meno, vabbè dai, vabbè. No, sono contenta, mi fa piacere che vi sia piaciuto sia il brano che il videoclip. Poi c'è anche una parte rap. Sì, c'è una parte, diciamo, un rap parlato, ecco. Quindi ti ci metti anche su quello. Sì. Esatto, a tutto tondo. Tutto studiato. A tutto tondo. E Joker invece? Joker invece è tutto un altro ambiente, un altro stile ed è un altro tema, diciamo. Andiamo a vedere Joker. Regia, vai con Joker. Poi dovresti avere una locandina tu da far vedere. Joker, Melissa Lagiglia. Allora, Melissa, Lagiglia, abbiamo visto anche Joker. Li abbiamo visti tutti. Li abbiamo visti tutti quelli che c'erano. Con la PMS li abbiamo visti tutti. Però Marcello ti vuole truccata diversamente. Sì, no, io ho quel... Marcello, il trucco che... Tu hai mai visto Joker, Marcello? Sì, sì, l'ho visto, sì, sì. Tu l'hai visto com'era? Sì, sì, io Joker. Joker, lo conoscevo quando eravamo bambini. Però lui si turba quando ce l'ho io il trucco. No, quella cosa lì non... Non gli piace, gli è piaciuta. Questo che ti piaceva Harley Quinn. Harley Quinn sì, mi piaceva tantissimo. Bionda poi, bionda. A proposito, di bionde qui non ce ne sono
più. Basta. È inutile che cercate le bionde dove sono. Bisogna le rinnovarsi, cambiare ciao, il mamma. Colore dei capelli. Volevo salutare la mamma, volevo salutare anche la mamma di Raffaele, ciao, che so ciao. Che ci sta guardando, ciao. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo. E naturalmente, però volevo chiedere a Melissa Regiglia la domanda classica, dove la possono... possiamo trovare sui social. Brava Clary. Sui social mi potete trovare come Melissa La Giglia o Melissa LG. Ma Melissa l'ha staccato Giglia? Cioè, Melissa La Giglia, mi trovate così. Qual è il mio nome, il mio cognome? Ma su Facebook, Melissa La Giglia sì. O Melissa La Giglia? No, anche tutto attaccato. Basta che lo scrivi, ho staccato, attaccato, e è arriva. Uguale. Sì, sì, mi e trovi. Invece cos'è questo MLG? Sono solo io. MLG cos'è, la nuova Mercedes 300? No. No. Cos'è? No, Melissa LG è il nome d'arte. Ah, il nome d'arte. La Giglia, perché la Melissa Giglia, però LG. Non ho voluto. Ma Melissa LG, ma dai. È un modello ma... coupé LG. Un modello televisore 4K. Esatto. 4K, abbiamo capito. Va bene, 4K. Melissa. Allora, vuoi salutare i nostri telespettatori? Aspetta un attimo, prima voglio farti vedere una cosa. È perché anch'io devo farvi vedere. Regia, puoi mandare in onda un attimo quella locandina? Oh, ecco, finalmente. Ma chi te l'ha fatta questa bella locandina? Milo, è fatta Milo, è fatto tutto Milo. Questa è la locandina perché il 5 ottobre del 2021, vale a dire fra 10 giorni, torna finalmente un live autunnale a Bravo Caffè. Quindi sono lì con Max Giesel e presenteremo un viaggio attraverso le canzoni d'autore. Naturalmente canteremo anche le nostre canzoni. Grazie del contributo, mi raccomando, partecipate. E a questo punto ci congediamo dai nostri doveri. Telespettatori e mandiamo in onda un video. Quale? Con Massimo Ghisellini. Max Giesel mandiamo un video che lo salutiamo. La mela baciata, credo, o la grammatica del cuore. La mela. La mela baciata. Ragazzi, io faccio la dieta della mela poi. È vero, la mangio mela. Tutto. L'hai detto all'inizio della puntata. Tranne che la mela, quindi lasciamo stare, quindi così. Allora Melissa, saluti i tuoi telespettatori, in particolare se ce n'è uno che vuoi salutare, lui lo puoi fare. No, io saluto tutti e vi ringrazio tanto perché mi invitate e mi fa sempre molto piacere stare in vostra compagnia, quindi grazie a tutti. Tu, io Clary, saluto tutti, salutare? Ciao, saluto i miei nonni. Uno in particolare lo vuoi salutare? Ah, nonni, sempre i nonni. Così. Saluto i miei nonni, il mio ragazzo. È Marco che ha scritto qua. E chi è Marco? Ci vediamo dopo per l'aperitivo. Chi è? Niente aperitivo. Marco, inutile che chiedi l'aperitivo. Neanche l'aperitivo. Raimondo, anche Raimondo ha scritto. Raimondo, l'aperitivo. Neanche l'aperitivo con Raimondo. Neanche l'aperitivo con Raimondo. Va bene, allora ci vediamo la prossima settimana su questi schermi con tante novità. Venerdì della prossima settimana, mi raccomando, un weekend stupendo. Andate al mare, andate in collina, fate quello che volete, divertitevi. Divertitevi, bisogna finché c'è divertirsi. Il sole. Finché c'è il sole, divertitevi. Ciao a tutti. Ciao. 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 Let's find it.
la mia chitarra e te, sulla mia Vespa in tre, studentessa fuori sede, ma quello fuori luogo ero io, studentessa fuori corso, per una piccola mela che ho morso, complimenti o condoglianze, ma che notte davanti, ancora una volta, ancora, ma dal tuo letto sono dovuto andare, amore, 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 un corno, il tuo amore è un inferno, nella tua bocca di velluto, come luce olè, ci sono caduto, dentro al letto tutto intero, tu nella camera in affitto, dietro al porto di Bologna, ma va là dai, ma che a Bologna non sei il mare, ma la biella